Ciao a tutti, ciao, sono Mordred, sono il nuovo arrivato e sono il piccolino della cache. Ciao, ho 3 mesi, sono un Maine Coon, ciao. Ciao a tutti ragazzi, io sono Corridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Spellbook, gioco della Space Cowboys, in questa edizione che vedete qui davanti, italiana a cura di Asmodee Italia, che io come sempre ringrazio immensamente di cuore per la copia fornita. Vi parlo di un gioco, come riporta la confezione, dai 12 anni in su, però mi sento di abbassare anche l'età di un paio d'anni, e da 1 a 4 giocatori della durata più o meno di 3 quarti d'ora. Sì, perché è un gioco abbastanza veloce, ed è un gioco dove voi sarete chiamati a vestire i panni di maghi che si ritrovano al rito annuale e dovranno appunto potenziarsi negli incantesimi per vincere la sfida come miglior mago. Ovviamente si parla di un gioco competitivo e di un gioco che vi metterà al tavolo in competizione l'uno contro l'altro. Una competizione ovviamente fresca e sempre divertente. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Spellbook della Space Cowboys, come detto poc'anzi, in questa edizione italiana a cura di Asmodee Italia, in uscita a fine mese, mi sembra o il 28 o il 29, comunque ora di settembre, è un gioco veramente interessante e poi, come vedete, anche abbastanza contenuto come dimensioni, quindi è il classico gioco che si porta un po' dovunque alla portata di tutti. Come ho detto, è un gioco veloce come regolamento e che qui davanti, vedete, c'è del contenuto aggiuntivo, ad esempio un'agendina bellina con scritto Spellbook, con attaccato il lapis e tutto quanto, una busta segreta ovviamente bellino, contattato con sigillo in ciralacca, e questo qui ovviamente io penso che sia tutto quanto materiale promozionale e che non ci sarà all'interno della retail, ma forse anche qualcosa che ha a che vedere con un founding o qualcosa del genere. Qui ci sono anche gli stick dei famigli e un diadema o qualcosa del genere, mi sembra, tra l'altro molto carino. Comunque tanto nel corso del video ora poi vi faremo vedere anche soprattutto le fasi del gioco. Tornando a noi, appunto, come detto, Spellbook è un gioco velocissimo ed è per questo che mi sono permesso e mi sento di consigliarlo, secondo me, anche dai 10 anni in su. Perché il gioco è diviso in 3 fasi, ovvero la fase di mattina, la fase di mezzogiorno e la fase della sera. Quindi ciascuna fase, i giocatori al tavolo che sono da 1 a 4, ciascuno dei giocatori dovrà organizzare le proprie azioni, che di solito sono 1 o 2 al massimo, nelle varie fasi. Durante la fase del giorno abbiamo un altare dove sopra sono messi pubblicamente tutte quante le materie dei vari colori, che ne so, gialla, verde, rossa, blu, a disposizione dei vari giocatori, da 5 a 10 materie, dove si vedono pubblicamente, più un sacchettino. Un sacchettino dove dentro ovviamente si va a pescare casualmente. Nella fase del giorno, della mattina, ciascun giocatore, uno a turno in senso ovviamente antiorario, avranno una possibilità, ovvero di andare a prendere o una materia dall'altare di quello pubblico, quindi dall'altare possono andare a prendere la materia che preferiscono, del colore che preferiscono, uno soltanto, o ne potranno andare a prendere 2 da dentro il sacchettino. Una volta scelte quelle, la fase della mattina si fa girare e la fase della mattina è praticamente finita. Nella fase di mezzogiorno, cosa che non vi ho detta a inizio video, prima di iniziare la partita ciascun giocatore, pescandolo casualmente o scegliendolo, si deve scegliere un famiglio. E ci sono diversi famigli. Quale mago non ha un famiglio che gli dà possanza nella magia, ma anche gli dà uno scopo in più a livello appunto arcano? Nella fase del mezzogiorno l'unica azione possibile sarà quella di prendere una materia nella riserva disponibile nella parte del tavolo di ciascun giocatore e metterla e donarla al famiglio, perché la partita si può vincere in 2 modi: o completando tutte quanti gli slot, gli spazi in materia del famiglio, o arrivando ad avere 7 incantesimi e poi facendo la conta di punti. Quindi l'azione del mezzogiorno è questa qui. L'azione della sera è, perché è la sera che c'è il potenziale magico, è quella vera e propria che ci catapulta, insomma, nei panni del mago che andiamo a vestire, è quella di comprare incantesimi. Ciascun giocatore ha il suo mazzo, almeno nella partita di base, hanno la loro scelta di incantesimi e ciascun incantesimo è scelto a seconda del famiglio anche. Quindi il famiglio dà anche la possibilità di avere accesso a una lista rispetto a un'altra. Quindi, come vedete, anche la possanza magica che vi dà il vostro famiglio. E sono molto diversificati anche per allungare un po' la longevità del gioco. Quando si va a scegliere gli incantesimi, bisogna andare a comprarli con la materia. E come si comprano gli incantesimi? Ciascun incantesimo ha 3 livelli.
Di solito hanno livello 3, livello 5 e livello 7, o a volte anche 1, 2, 3, insomma dipende poi dal tipo di incantesimo. E ciascun incantesimo ha una richiesta e un valore in punti, come vedete appunto dalle carte in sovrimpressione dal video. Quindi magari per prendere un incantesimo rosso ti chiede 3 materie per averlo al primo livello, 5 materie per averlo al secondo, 7 materie per averlo al terzo. E magari al primo livello ti dà 3 punti, 5 punti e 7 punti. Come si prende un incantesimo? Quando lo prendi ci devi mettere tante materie dello stesso colore quanto è il livello che vuoi raggiungere. Quindi se il primo livello richiede 3 materie rosse, ce ne devi mettere 3 rosse. Se lo vuoi prendere di livello 3 massimo, ci dovrei mettere 7 materie rosse. È possibile metterci anche una materia di un altro colore, combinando 3 materie anche di colori differenti tra loro, ma con lo stesso simbolo appunto dell'incantesimo. Quindi nel caso uno ne abbia 6, però ha 3 materie con lo stesso simbolo del coso ma di un altro colore dell'incantesimo, può combinarle per fare la 7ª materia. Ed è veramente interessante perché gli incantesimi non si potenziano. Al momento che prendete l'incantesimo, che comprate l'incantesimo, quello è il momento di decidere che livello sarà, perché poi non si potenzierà più. Se lo prendi di livello 1 ti rimane livello 1 per tutta la partita. Se lo prendi di livello 3 è più forte, però magari ti ci vuole un pochino più turni per prenderlo. E questa è l'azione della sera. Ciascun incantesimo ha un simbolo in alto sulla carta che ti dice se è istantaneo, quindi appena lo prendi subito l'incantesimo va lanciato, se invece lo puoi lanciare quando ti pare, quindi ha un altro simbolo, ma soprattutto ti dice anche in che fase lo puoi lanciare, perché magari questo è un incantesimo che puoi lanciare di mattina, questo è un incantesimo che puoi lanciare a mezzogiorno e questo è un incantesimo che puoi lanciare la sera. E lanciando l'incantesimo rinunci a una delle azioni, ad esempio se lo lanci la mattina rifiuti l'azione della mattina, se lo lanci a mezzogiorno rifiuti l'azione del famiglio, lo puoi usare in alternativa. Ed è bellino perché magari ti fa pescare più materie o ti fa fare un'azione in più. Finisce la partita quando il tracciato del famiglio è finito, oppure quando ciascun mago ha 7 magie in mano, e al momento che ha 7 magie in mano si fa finire il turno a tutti quanti, si fa la conta di punti per tutti quanti e il giocatore che ha più punti in mano ha vinto. E ve l'ho detto, i punti sono praticamente il livello dell'incantesimo o il tracciato del famiglio. In conclusione, questo spellbook è un gioco fresco, secondo me immediato. Basta veramente una lettura del regolamento e farsi una partita tutorial per capire il funzionamento. È un gioco che può avere una bella longevità, perché poi fondamentalmente ogni famiglia ha la sua lista e ogni incantesimo è prettamente differente dall'altro, quindi ci potrebbero essere varie combinazioni che potrebbero aprirvi o precludervi ad esempio una strada rispetto ad un'altra. Però comunque, come gioco ve l'ho detto, è una corsa ai punti fra i maghi, quindi veramente molto 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 indicato. Io ringrazio ovviamente Space Cowboys e Asmodee Italia per questa copia fornita. Come sempre, se lo volete ordinare, primo link in descrizione in sovraimpressione dal nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semola, al miglior prezzo sul mercato. Se andate sul sito nel catalogo della Gioco Libreria Semola, sezione shop, non lo trovate spellbook, non c'è in lista, oppure lo trovate ma le copie sono esaurite, mandate una mail al supporto della Gioco Libreria Semola, scrivete una mail al supporto direttamente dal sito per far presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan, e Gioco Libreria Semola farà il possibile per farvi avere questo gioco anche se ce l'ha finito, lo riordina, o anche se proprio non lo ha in lista. E usate sempre il mio codice discount Coridan7 per avere uno sconto ulteriore del 7% e spese postali gratuite in tutta Europa, quindi state in Inghilterra in 48 ore ce l'avete a casa, o magari in Francia, fuori dall'Italia, isole ovviamente comprese. E come sempre Gioco Libreria Semola si dimostra un servizio spettacolare perché vi ordina anche roba fuori dal catalogo, ovviamente che sia reperibile. Il gioco è veramente interessante, è veramente veloce, dateci un'occhiata, datemi una possibilità, perché questo è il classico gioco carino, geniale, divertente per tutti, come io ho sempre detto, è giusto, come Dixit. Dixit è il classico gioco che puoi portare al tavolo anche di gente che non gioca dal tavolo e una partita la fai fa anche all'anziani. Questo secondo me è un gioco uguale che puoi mettere al tavolo e far divertire tutti, perché è veramente colorato, bellino e divertente. Ciao ragazzi, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook.
al canale mio di live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno. Quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa anche per il canale YouTube lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!